In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna». Fu pure detto: «Chi ripudia la propria moglie, dedia l'atto del ripudio. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio». Si mangia prima con gli occhi che con la bocca. Anche questo vecchio proverbio ha il suo senso spirituale. Il peccato, infatti, nasce sempre da un'elaborazione mentale e l'assenso si consuma prima nella mente e poi nel corpo. Non per niente nel Confiteor, all'inizio della messa, diciamo: «Confesso a Dio Onnipotente in pensieri, parole, opere e omissioni». Anche il pensiero quindi rientra nei peccati da confessare. Ed è interessante che Gesù, di fronte a Giuda, che aveva già programmato il tradimento in quell'ultima notte nel cenacolo, gli dice: «Quello che devi fare, fallo subito». Come a dire: una volta che hai consumato nella tua testa il peccato, non ti sarà difficile metterlo in pratica. Così è per l'adulterio. L'adulterio si gioca nella testa prima che nel corpo. Gesù, da fine psicologo, non si limita all'oggettività del peccato, ma va a guardare le radici. Perché se non si tagliano le radici, la pianta del peccato continuerà a germogliare. L'adulterio rientra nel gioco della seduzione, il cui termine significa seducere, cioè condurre a sé. Quindi non riguarda esclusivamente l'uomo, o meglio, riguarda l'uomo in genere, uomo e donna intendo. Guardare per desiderare o essere guardati per essere desiderati, in fondo, fanno parte dello stesso gioco. Entrambi hanno lo scopo di sedurre, e quando uno ne impara l'arte, ha in mano un potere immenso nei confronti dell'altro. L'adulterio, allora, altro non è che una sfaccettatura del potere. Io ti posseggo perché ti seduco. Al contrario, l'amore non possiede, ma accoglie. Non seduce, ma libera.